Grazie Presidente. Allora, questa mozione si intitola Realizzazione del centro di dialisi prenatale di secondo livello presso l'ospedale Bartolomeo Eustachio di San Severino Marche. Non ho potuto intitolarla come avrei voluto perché il titolo che avrei desiderato è Salva Vergogna. Questo è il titolo che avrei voluto conferire. Spiego perché. Credo, intanto faccio una premessa, credo che se questa mozione venisse approvata oggi, servirebbe un po' a correggere l'errore, a lenire un po' la vergognosa scelta, a mio giudizio, di trasferire la diagnosi prenatale di secondo livello dall'ospedale di San Severino Marche all'ospedale di Loreto. Faccio notare che una mozione presentata a ottobre 2016, quando ancora il centro di secondo livello a Loreto non era ancora operativo, e quindi venire adesso a discutere questa mozione quando il centro è stato realizzato assume, diciamo, un altro colore, però non svilisce la mozione, perché la mozione non chiede di chiudere il centro di Loreto, chiede semplicemente di ripristinare quello di San Severino. Allora, perché secondo me la scelta è stata sbagliata? Parliamo di Loreto. Allora, Loreto non ha una storia, non ha mai avuto una storia, una tradizione, un'esperienza in questo campo. Che io ricordi, non ha mai avuto un punto nascita. Quindi non ha mai avuto né medici, né macchinari, né attrezzature e altro che possano portare a una giustificazione di quel sito come sito ideale per mettere questa diagnosi di secondo livello. Inoltre, l'ospedale Loreto si trova in pieno centro storico, non ha centro, non ha spazi adeguati. Non ha parcheggi, non ha parcheggi, è logisticamente inadeguato, dal punto di vista logistico è sicuramente inadeguato. Non aveva medici, non aveva medici che sono stati rapiti, scippati, costretti all'immigrazione forzata, direi. Forzata sì, perché chiudendo quello di San Severino Marche sono stati costretti a trasferirsi a Loreto. Oh, ma vediamo perché, da dove nasce questa cosa. Questa cosa nasce da una delibera di giunta, la numero 855 del 12 ottobre, la quale diceva che bisognava individuare un sito per la diagnosi prenatale di secondo livello, dice così la delibera, in zona baricentrica rispetto al territorio regionale, ok? Ma tenendo in considerazione l'esistente. Allora, l'esistente noi abbiamo una diagnosi prenatale di secondo livello a Pesaro e una diagnosi prenatale di terzo livello al Salesi di Ancona, 30 minuti circa di macchina. Allora, verrebbe da chiedersi, ma se una mamma deve andare a fare un esame tra Loreto ed Ancona, probabilmente, visto che sono così vicini, sceglierà Ancona, anche perché è di terzo livello, è più completa, ha tutte le strutture, se c'è un problema sarà sicuramente seguita meglio e via dicendo. Quindi la vicinanza con il Salesi depotenzia l'utilità di questo centro a Loreto. Viceversa, invece, San Severino Marche aveva e ha ambulatori adeguati, strutture, ampi spazi, macchinari all'avanguardia, perché fino a poco fa venivano fatte, anche se non era ufficializzato, diciamo formalmente non era riconosciuto come centro di secondo livello, ma faceva le stesse identiche cose di un centro di secondo livello, aveva esperienza, aveva uomini e donne di eccellente professionalità.
L'ospedale San Severino Marche è dotato di ampi parcheggi, ha un'elisuperficie, cosa ovviamente che a Loreto non c'è. L'elisuperficie? A Loreto? La piazza del Santuario. Sul Santuario lo facciamo calare, sul Santuario. Dopo mi risponderà l'assessore. Perché, assessore, perché se la prende? Mi sto rivolgendo all'assemblea, all'assessore, alla sanità, non vedo perché lei ha questo... mi correggerà quando vuole. Rispetto alla delibera 855 che chiedeva appunto una posizione paricentrica, San Severino Marche la rispetta appieno perché diventa punto di riferimento, avendo Pesaro e Ancona, per tutte le Marche Sud. Per tutte le Marche Sud e per l'entroterra. Presidente Ceriscioli, se lei ha, come io credo, l'ambizione magari di ricandidarsi a presidente della regione a fine mandato, si ricordi che il sud delle Marche non dimentica. E questa scelta di aver chiuso il centro di diagnostica di secondo livello a San Severino, secondo me, le ripeto, è una scelta molto sbagliata. San Severino inoltre è funzionale a molti comuni dell'entroterra che sono penalizzati dal terremoto. Allora, in buona sostanza, San Severino aveva tutti i requisiti per poter mantenere quello che già esisteva, Loreto non aveva niente. Comunque, questa mozione, lo ripeto e spero sia chiaro, non chiede nella maniera più assoluta, leggete quanto c'è scritto nella mozione, non chiede di chiudere Loreto, chiede semplicemente di ripristinare San Severino Marche, di rimettere a San Severino Marche, mantenete Loreto se lo volete mantenere, ma almeno al sud delle Marche ridate un punto importante di riferimento come era il centro di secondo livello, di diagnostica di secondo livello di San Severino Marche, va ripristinato. La mozione chiede questo, un impegno da parte della Giunta a ripristinare il centro di secondo livello di diagnosi prenatale. Grazie. Consigliere Bisogni, per la replica, prego, veloce. Allora, sull'expertise, visto che usiamo parole inglesi, i medici sono stati presi da San Severino e portati a Loreto, o perlomeno è stata una scelta obbligata, quindi l'esperienza non c'era a Loreto, c'era a San Severino, è stata presa e esportata, diciamo così. Sul discorso baricentrico, visto che siete tutti d'accordo che Loreto è tanto baricentrico, allora stabiliamo che Loreto è baricentrico, a parte che il baricentro bisogna vederlo, no, perché se noi seguiamo a ragionare per compartimenti stagni, l'ASU ragiona per conto suo, Marche Nord ragiona per conto suo, no, qui il sistema è Marche. Allora dobbiamo vedere dove stanno gli altri due centri, uno sta a Pesaro, uno sta in Ancona, a 30 minuti a Loreto. Non dobbiamo ragionare per ASUR, dobbiamo ragionare sistema Marche. Ma se stabiliamo che Loreto è baricentrico, allora una volta per tutte stabiliamo che l'inceneritore, Dio voglia, non si farà mai, si farà a Loreto. Perché è baricentrico, così tutti i camion dell'immondizia arriveranno con velocità a Loreto, risparmieremo soldi, e meno inquinamento e tutto. Ok? D'accordo. Poi volevo ripetere perché caro Volpini, purtroppo le cose vanno male, perché purtroppo le scelte non vengono fatte con la logica e con il buonsenso, ma vengono fatte per motivazioni politiche, ecco perché magari Fabriano si trova decentrata, sono state fatte delle scelte, non sono le più logiche, sono quelle più politicamente convenienti, però dopo le cose vanno male. Allora, ripeto che questa mozione non chiede di chiudere Loreto e vi vorrei invitare a riflettere su questa cosa. Chiede solo di manteniamo Loreto se lo volete mantenere, ma ripristiniamo il centro di diagnostica e secondo livello di San Severino Marche. Allora, votiamo, votazione aperta. Votazione chiusa.
11 favorevoli, 12 contrari, nessun astenuto.